Salve a tutti, il video di oggi volevo dedicarlo a una frase che si sente spesso dire: abbiamo tutta la vita davanti, hai tutta la vita davanti. Perché si dice ovviamente per cercare di far dimenticare più velocemente un qualcosa di spiacevole, perché ricordiamo che comunque c'è tutta una vita davanti, quindi c'è ancora tanto da fare, tanto di bello da vedere. E ovviamente qualche persona che è presa da un momento di sconforto dice: appunto, c'è ancora tutta la vita davanti, devo ancora soffrire. In realtà è una frase bellissima, però bisognerebbe accompagnarla con qualcos'altro, ovvero hai tutta la vita davanti, pensa che comunque non sarà sempre così e che tu puoi cambiarla e durante la tua vita potrai, cambiando il tuo modo di fare, goderti tutto il resto, tutto quello che verrà. E infatti il futuro è un qualcosa di particolare, perché ho detto non pensare al passato se non per ricordare che abbiamo imparato qualcosa, quindi per ricordarci degli errori, ma non ricordiamo il passato per rivangare vecchie ferite, non serve a niente. Il futuro ha un altro tipo di trappola, nel senso che è positivo pensare al futuro se pensiamo noi dal punto di vista ottimistico, ma se abbiamo delle paure, soffriamo di ansia, paranoia o altro, il futuro lo vediamo grigio. E quindi pensare al futuro ci può far male, ecco perché uno che ti dice in quel momento hai tutta la vita davanti, uno pensa subito al suo futuro negativo e pensa appunto, quindi è negativo da questo punto di vista, quindi bisogna cominciare a pensare in modo diverso al futuro. Io l'ho sempre detto e lo voglio ripetere, pensare al prossimo futuro, a quello breve, non a quello a lungo termine, perché se viviamo la vita giorno per giorno, come è giusto che sia da un certo punto di vista, d'accordo, fare progetti eccetera eccetera, però fasciarsi la testa prima di un qualcosa che deve ancora avvenire è negativo, perché poi se pensiamo a tutti i problemi che dobbiamo affrontare, ciao! Perché si dice affrontare la vita un passo per volta, uno scalino per volta? Per questo non pensare subito a tutto quello che c'è dopo, ma pensiamo a una cosa alla volta. Se poi riusciamo a pensare al futuro solamente dal punto di vista positivo, quindi vediamo tutto quello che di bello ci sarà nel complesso senza toccare quello che c'è di negativo, allora va bene, possiamo stare a perderci nei pensieri. Ma se notiamo che poi andiamo ad aver paura di qualcosa che deve ancora avvenire, io ad esempio, prima di fare un qualcosa, paura di quello che potrebbe succedere, quello che potrà avvenire, che poi magari non succederà, perché ricordiamo che quando veniamo colti da paranoie, diciamo tranquillamente il 90% di quello che abbiamo paura che succeda non succede. Nella nostra mente avvengono tantissimi pensieri, quanti di questi si trasformano in realtà? Fate un calcolo, scriveteli tutti, pochi. Perché se ve lo chiedo adesso, qualcuno potrebbe dire no, molti, in realtà molti, sì, ma io parlo di tutta la totalità dei pensieri. Il cervello pensa a tantissime cose, se poi ne avviene anche solo una, noi diciamo, hai visto? Hai visto? Avevo ragione, quindi ecco che succede. Sì, una cosa su, non so, 100.000 che ne sono passate in testa? Quindi attenzione, perché è un po' come il discorso della scarogna, quando si dice sfortuna, il venerdì 17 succede tutto quello, tutto nero. Certo, perché all'interno di una giornata ci succede sempre qualcosa di negativo e ci succede sempre qualcosa di positivo. Se noi focalizziamo la nostra mente su quello che c'è di negativo, allora diremo: hai visto? Tutto negativo, e invece no, non è vero. Una giornata è fatta da diverse cose. Idem qua, attenzione, quando si parla di pensieri negativi che poi si tramutano in realtà, sono pochi in realtà, perché noi pensiamo a un sacco di cose positive che poi si tramutano in realtà, e quelle di quelle non facciamo mai caso, non facciamo mai caso a nulla. Però quando pensiamo a qualcosa di negativo continuamente poi avviene, hai visto, te l'avevo detto, è successo, è così oppure no? Quindi evitiamo di cadere in questi comportamenti deleteri, perché dopo vanno a riconfermare un atteggiamento pessimistico di noi stessi, fa solo male. Quindi tornando al discorso iniziale, abbiamo tutta la vita davanti, cerchiamo di vederla in questo modo: abbiamo tutta la vita davanti per cambiare, possiamo sempre risolvere i nostri problemi, possiamo risolvere il nostro modo di pensare, quindi non pensiamo a tutta una vita in questo modo, ma pensiamo a tutta una vita per migliorare, fare passi avanti per poi raggiungere una certa serenità, e quella sarà quella che condizionerà la nostra vita da lì fino alla nostra morte, il nostro futuro.
Quindi siete d'accordo? Abbiamo tutta la vita davanti, cerchiamo di vederlo in questo modo. Abbiamo tutta la vita davanti per migliorare, per far sì che la nostra vita diventi quello che vogliamo che sia. Non abbiamo tutta la vita davanti, ci può succedere di tutto. Perché così riconferma un po' il siamo in balia delle onde. Sì e no, noi possiamo comunque controllare come la prendiamo. E poi nei prossimi video, in qualche video cercherò di approfondire il discorso, se non l'ho già fatto in altri video. Dipende tutto come la vediamo, come viviamo la cosa, non quello che ci succede. Un saluto a tutti.